A tavola con la nutrizionista. Consigli utili per mangiare con gusto e in salute con la dottoressa Valentina Guttadau. Eccoci qua, ben ritrovati, buon lunedì col nostro consueto appuntamento a tavola con la nutrizionista. E voi anche oggi potete partecipare facendo le vostre innumerevoli domande e così esponendo i vostri dubbi, le vostre curiosità, le vostre perplessità. E come potete fare? Mandando un WhatsApp al 3925727775 oppure un bellissimo vocale, mi piacciono tanto i vostri vocali, 055 572637. Allora, oggi voglio parlare di un argomento un po' particolare. Perché? Perché noi parliamo sempre di cibo che mangiamo, cibo che compriamo, cibo che cuciniamo, cibo che consumiamo, ma abbiamo mai pensato se questo cibo lo possiamo utilizzare sulla nostra pelle, sul nostro corpo, per avere degli effetti benefici? E allora di questo ne parliamo con chi di preparazioni cosmetologiche, dermatologiche, formulazioni se ne intende. Abbiamo in collegamento con noi Angela Parronchi, la dottoressa. Assolutamente no, perfetto. E allora ora l'avremo in collegamento. Intanto io voglio salutare il mio amico Leonardo Petri, che anche salve a tutti. Anche oggi ci darà una mano in questa presentazione, perché si sta appassionando davvero all'alimentazione. Ma al mangiare bene, al mangiar sano, col fatto che deve perdere questi 25 kg, allora lui vuole sapere. Su questo è tutto perfettamente sotto controllo. Lui ha tutto non perfettamente sotto controllo, quindi a questo punto dice: partecipo anche al programma, faccio una cosa in più. Ma che sì, devo fare. In questo modo imparerò a usare meglio i nostri cibi. Ma sì, ma spalmarmeli sul corpo, francamente, sono molto contrario. Io non mi spalmo niente sul... Che mi devo spalmare sul corpo? Perché voglio dire, anche il corpo va nutrito, cosa pensi? Al massimo la panna montata. Ecco, ora tu con questa l'altra volta ci hai deliziato con questa panna che te la facevi, panna e funghi. Adesso... No, è un'altra cosa che chiama panna, secondo me, il salmone. Panna e salmone, adesso te la vuoi anche spalmare panna addosso, voglio dire, cioè alzo le mani. La panna montata. La panna montata. Allora, oddio, possiamo anche chiedere, appena facciamo questo collegamento, alla nostra cosmetologa, se la panna montata la possiamo utilizzare per ma il nostro corpo. Ma davvero c'è business di questa roba qui? Io allora, su questo ho molti dubbi. Perché ci sono tantissimi. Ma chi è che si spalma addosso la roba? Dai, per esempio. O si tratta di giochi erotici, ma ci vuole il prodotto giusto, altrimenti la vedo complicata. No. Allora diciamo, vabbè, a quest'ora non possiamo parlare di queste cose. Però per giocare si può giocare con tutto, voglio dire. Per esempio ci sono tantissime preparazioni dermatologiche a base di olio extravergine. Ed ecco, quando parlo di olio extravergine mi appare la dottoressa Parronchi. Che piacere, Angela, eccoci qua. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, avevo introdotto il nostro argomento. Parliamo di cibo, alimenti che possiamo assolutamente utilizzare sul nostro corpo come preparazione. Allora, siccome il nostro caro amico Leonardo Petri, che è con noi, non crede a queste cose, è molto scettico sulla spalmatura del prodotto, diamogli comunque delle belle news, così gli facciamo cambiare idea a lui e a tutti i radioascoltatori. Allora, l'uovo. No. Attenzione, partiamo con l'uovo. Le uova che voi amate, che ve le fate come ve le fate, frittellate? Ma fatevi una bella carbonara. Al posto della carbonara, le uova, dottoressa Angela, come le possiamo utilizzare per il nostro corpo? Beh, le uova sono Attenzione. Un reato di bellezza incredibile, perché possono essere utilizzate per esempio come impacchi sui nostri capelli, soprattutto per capelli che hanno bisogno di un po' di vigore, che hanno bisogno di un po' di struttura. Sono delle ottime sostanze che vanno a ricostruire il nostro capello dall'interno. Quindi, eccoci. Sì, le possiamo utilizzare per esempio in abbinamento con degli oli vegetali, oli, per esempio olio di oliva, olio di semolino, olio di mandorle dolce, perché no, olio di cocco. Sono tutti degli alleati estremamente importanti nella salute dei nostri capelli e anche della nostra pelle.
Quindi le uova, oltre che a farle nelle nostre frittate, lui ride, ma poi no, rido, ma fatti una bella maschera all'uovo, perché, quella che ti avanza dalla frittata, ti puoi fare una bellissima maschera all'uovo. No, per l'amor di Dio, io l'ultima volta però che mi è successa una cosa del genere, una persona ha preso un uovo in testa per poi non uccidere, gliel'aveva tirato, però era ignorante, non aveva la cultura, ma ha preso un uovo in testa. Qui con la dottoressa Parronchi stiamo parlando di fare una maschera. Mia nonna ecco, mi faceva le chiarate dell'uovo, vedi? Quando mi procuravo delle distorsioni alla viglia, tipo una, e allora con la chiara dell'uovo mi faceva tutto l'impacco sfiammante. È giusto, è un antinfiammatorio la chiara dell'uovo, dottoressa? Ma ci sono pareri discordanti. Sicuramente fa molto bene alla pelle. Immagino che tu avessi avuto una caviglia splendida. Sì, certo, una caviglietta proprio deliziosa, veramente. Allora, volevo dire una cosa, no, perché ora stanno arrivando già i messaggi, a me mi viene da ridere, però questo lo devo leggere, perché Marina vuole sapere. Chiede al Petri quanto pesa stamani, ecco. No, Marina, ne parliamo nella seconda parte, perché ora si parte con questo argomento, non se ne esce più, cara Marina. È tutto, lui dice tutto sotto controllo, tutto sotto, invece tutto. Siamo completamente fuori veramente da ogni tipo di controllo. Allora, il cocco, io amo il cocco. Tu, Petri, lo usi il cocco? Il cocco mi piace. E cosa ci fai col il cocco? Il Bounty mi piace. Eccoci, no. Il Petri ha sempre queste idee strane, vedete, perché io ce l'ho con me il lunedì, perché lui rappresenta tutto ciò che non deve essere. Il cocco il latte di cocco è ottimo per il curry, lo uso per il pollo al curry. Ecco, il latte lui, di cocco. Bene, allora lui col latte di cocco ci fa il pollo al curry. E noi, dottoressa Parronchi, cosa ci facciamo col cocco? Allora, noi con il cocco ci possiamo fare tante cose, ecco. Per esempio, il latte è molto ricco di sostanze molto condizionanti per il capello, cioè facilita la pettinatura del capello, ma è anche molto buono l'olio di cocco che dà lucentezza naturalmente al capello. Si può usare anche il cocco rapé. Eccolo. Il cocco rapé è un agente esfoliante delicatissimo, lo si può usare in combinazione con un po' di olio d'oliva, per esempio. Per esempio, anche come scrub delicato prima della ceretta, ecco. Per esempio. Che la ceretta la fanno anche gli uomini, per esempio, Petri, quando tu ti fai la ceretta tu ti puoi fare uno scrub. Allora, la prossima volta noi ti vogliamo vedere che ti sei esfoliato, quindi ti fai una bella ceretta con il cocco rapé. Fai una bella ceretta, te lo consiglio io, vai. Attenzione, perché l'olio di cocco può essere un ottimo alleato, per esempio, durante l'estate. Eccoci. Perché se ce lo spalmiamo sui capelli, bene, ci protegge da tutte le intemperie, dal vento, dalla sassedine, ed è un ottimo protettore, che poi dopo logicamente va lavato con uno shampoo delicato, ovviamente, e renderà i nostri capelli molto lucenti. Tu sai cos'è il cocco rapé? No. Allora, il cocco rapé non è altro che il cocco essiccato, fatto a polvere, che compriamo anche nei supermercati, che è buonissimo, il cocco a scaglie, che io utilizzo, per esempio, c'era un venditore di cocco al mare, sì, meraviglioso, fuori classe assoluto, che arrivava e urlava: bambini, piangete che le mamme vi comprano il cocco. E infatti, vedete, il cocco ha queste proprietà. Allora, il cocco rapé io lo consiglio sempre, per esempio, nello yogurt, perché dà, magari quando lo yogurt è magro, a molte persone non piace questo odore acidulo, con un bel cucchiaio io invece lo consiglio, sì, con una bella piadina, eccoci, una bella crepe, non crepe, Nutella, sì, e cocco rapé. Benissimo. E invece la dottoressa Parronchi ce l'ha consigliato come esfoliante per la nostra pelle, per il nostro viso, e l'olio di cocco per utilizzarlo sui nostri capelli. No, questo lo devo leggere, molto bello come messaggio. Praticamente gli impacchi delle 6 non fanno male. Il nuovo titolo della trasmissione lo vogliono notare anche al Vignolini. Quindi ogni lunedì. L'altra settimana era i cetrioli delle 6 non fanno male, ora siamo agli impacchi delle 6. Poi c'è da parlare anche oggi della rema di cetriolo. E poi parleremo sul finale del tuo ortaggio preferito. Sveliamo l'ortaggio preferito del Petri, il cetriolo. No, e allora è il tuo. No, è il mio, ma poi abbiamo saputo essere condividiamo. Anche. Condividiamo questa preferenza. E poi la dottoressa Parronchi ci dirà cosa possiamo fare col cetriolo sul nostro corpo. Cetriolo? Cetriolo per il corpo e per la mente. Andiamo avanti. Cetriolo ci dà lo lasciamo da ultimo. Da ultimo, perché ci dà tante. Gran finale col cetriolo, perché ragazzi, di cetriolo, quando si parla di cetriolo,
andiamo sempre sul sicuro perché è garanzia veramente, sotto le, perché ha innumerevoli proprietà, anche Luca ride, paradisi, ragazzi, ma è un ortaggio come... Ma scherzi. Come la carota, il sedano, cioè sono ortaggi. I finocchi. Poi, i finocchi, appunto. Poi faremo la anche. Tisana. Ecco, la tisana e i finocchi. La tisana al finocchio. La bevo. La bevi, ecco, in quella ti si addice tanto perché. Nel senso che è una tisana sfiammante, depurante, insomma, tu che hai una vita molto stressante. Molto. E infatti. Molto. Allora, l'olio extravergine che noi utilizziamo, prezioso, alleato della salute per condire i nostri piatti, come invece lo possiamo usare sulla nostra pelle? Allora, l'olio è una sostanza fondamentale per la salute della nostra pelle perché va a elasticizzarla. Lo possiamo usare direttamente a goccine, anche la notte prima di dormire, come elisir di bellezza, anche sotto ad una crema idratante che si usa appunto normalmente tutti i giorni, quindi ha proprietà tonificanti, idratanti, antiossidanti, ha degli acidi grassi dentro estremamente importanti per la salute della pelle e ha delle proprietà molto molto importanti dal punto di vista dell'emollienza. Quindi l'olio extravergine veramente, infatti, fanno un sacco di preparazioni dermatologiche. Ora io intervallo un po' anche con i messaggi che arrivano perché alcuni sono veramente sfiziosi e divertenti. Praticamente mi danno un consiglio di cosa dare al petri come alimento e mi dicono: dottoressa, al petri come alimento gli dia i gobbi lessi. Ecco, e gli faremo. I gobbi, però, lessi mi garba un po'. Mi garba a lui, gli garba un po'. Infatti, ho il pomodoro in teglia. In padella, esatto. Ok, o affrittellati. Esatto. Proveremo anche questo. Andiamo avanti con un altro prodotto che è estremamente interessante, molto particolare. Tu, Leonardo, conosci le proprietà della bava di lumaca? No. La bava di lumaca, la saliva, poi la bava è la saliva, che voglio dire è molto importante perché, però, dottoressa, di questo non ho sentito parlare. Ne hai sentito parlare, vero? La bava di lumaca è una preparazione interessante. A me le scargò, mi piacciono molto. Lui mangia le lumache direttamente, ecco, lui invece se ti avanza un po' di bava. Io mangio la lumaca e mi spalmo di bava. Ecco, bravo, però fallo a casa tua quando non ti vede nessuno, queste cose falle da solo. Cosa ci facciamo con la bava di lumaca? Ah, la bava di lumaca è ottima sulla pelle con tendenza acneica, per esempio, riduce l'acne, velocizza la riparazione dell'epidermide, migliora anche le discromie, quindi quelle lievi variazioni di colore che riguardano spesso la pelle del viso, e rende la pelle molto sana e molto luminosa, perché comunque ha un alto contenuto di acido glicolico e quindi anche di proteine, per esempio, che ricompattano la struttura dell'epidermide e soprattutto favoriscono anche il ricambio cellulare. Ecco, vedete quante cose si possono fare. Le lumache che nessuno le mangia, nessuno le utilizza, alla fine ci fanno questa bellissima crema. Ci fate sapere cosa fate col cibo oltre a mangiarlo, lo utilizzate nelle vostre... Ma è vero, posso chiedere una cosa ad Angela? Prego. Ma è vero che quando ti fanno un occhio nero ti devi mettere una bistecca sull'occhio? Allora, la bistecca io la offrirei a chi mi ha fatto l'occhio nero, perché una bruciola potrebbe essere utile per trattare. Ma con la carne rossa ci si può fare qualcosa oppure si mangia e basta? Insomma, sì, si può fare arrosto, si può fare. Ecco, la carne mangia, io la mangerei e basta, non è proprio una preparazione. In realtà te ne fai mangiare poca di carne. Io la faccio mangiare in quantità adeguata, che è diverso. Tutto quello che io faccio mangiare è in quantità adeguata. Per me ora, io stasera voglio che tu mandi un messaggio a tutti i radioascoltatori che vogliono sapere carne il tuo peso. Vogliono sapere il tuo peso del lunedì. Il peso del lunedì. Lunedì noi possiamo sapere il tuo peso. Ci dobbiamo fermare due secondi, un secondo, torniamo qui con A Tavola con la Nutrizionista. Problemi con la sicurezza sul lavoro? Rivolgiti a Centro Sicurezza. Da 30 anni nel settore dell'antincendio, antinfortunistica e formazione. www.centrosicurezza.it. E se la nuova auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Arval Store. Entra, scegli, guida. Arval Store è a Sesto Fiorentino presso Car Village Firenze, in via provinciale Lucchese 19B. Sei un creativo e ami la musica? Pensi di avere la stoffa per vincere? Partecipa al contest Gifi Suona i Bici.
Crea il nuovo jingle Giffy Noleggi, che diventerà il nostro nuovo tormentone su web, radio e TV nazionali. Non vediamo l'ora di ascoltarti. Partecipare è semplice e gratuito e il vincitore riceverà una somma di 1000 euro, come da regolamento. Scoprilo sul nostro sito gfinoleggi.com. Lady Radio. A tavola con la nutrizionista. Certo, i pesi che parla di nutrizione, è come me che parlo di capelli, visto che ho l'alopecia, uguale. Io con i petri vicino alla radio ci starei attento a parlare di cetri. Buongiorno. Sono il Giova, buongiorno Valentina, buongiorno grande Leo. Non lo so se è questo canale giusto per lasciare vocali, però mi fai morire stamani con questi impacchi, le chiarate delle nonne per le distorsioni, le pedate negli stinchi. E che vi devo dire? Grazie di tempo che mi fai passare insieme. Io sto preparando il menù di giorno. Gobbi al forno, pisani di contorno. Buongiorno. Rosticceria 100 Stelle, il ritrovo dei tifosi fiorentini. Siamo in via delle 100 Stelle 11 vicino allo stadio, da asporto o a domicilio con delivery. Seguici su Instagram, Rosticceria 100 Stelle 2001. Eccoci rientrati. Allora, volete partecipare? Oggi è una puntata molto particolare perché parliamo di cibo, cibo da usare sul... Corpo. Allora vedi che sei attento. Allora, fateci sapere come usate questo cibo. Il cibo non va solo cucinato, va anche utilizzato per il nostro, per la bellezza e l'idratazione del nostro corpo. 3925727775, un WhatsApp vocale 055572637. E stiamo facendo tante domande alla nostra cosmetologa. Tu sapevi che esiste la cosmetologa, dottoressa Angela Parronchi? No, non credevo che ci fosse un business vero dietro all'impaccologia. E allora chi te le prepara a te le creme? A te le creme? Chi te le prepara secondo te? Ma io le creme le do proprio poco, bisogna, vedi, io ho una grande genetica. Ah, vedi? Una grande genetica. Guarda che bellina, guarda che pelle, mamma mia, guarda. Capito? Senza una ruga. Alla veneranda età di 50 anni. Mamma mia. E vedrai che da ora in poi ne sai quante creme rimettere. Chiederai ad Angela, cosmetologa, di farti una formulazione ad hoc. Per esempio, io so che a te ti piace... un altro frutto, dobbiamo stare attenti con i frutti che piacciono alla Petri perché poi si creano i misunderstanding. Attenzione, però io so che a te piace tantissimo l'avocado. Mi piace più il mango, però con l'avocado ci fa dell'ottimo guacamole. Eccoci, allora invece noi, dottoressa Angela, con questo avocado cosa ci possiamo fare oltre che a mangiarlo e spalmarlo sul nostro pane la mattina? Ci facciamo degli ottimi impacchi anche con lui, sia per la pelle che per i capelli, perché frullato con oli vegetali. Attenzione, e anche un po' di miele, diventa un impacco condizionante veramente importante, che dà lucentezza, vigore e tutto quanto appunto è di buono per la salute della nostra pelle e dei nostri capelli. È incredibile l'effetto che si ottiene con l'impacco di avocado. Quindi mi raccomando, quando comprate l'avocado, Petri, metà lo mangi e metà te lo spalmi addosso, anche perché ti dicono, per esempio, Marina ce l'ha con te stamattina, deve essere una tua amica. Novità, sì. Allora, praticamente Marina dice: oddio, dottoressa, fagli mettere una cremina notte al Petri per gli leva le rughe. Allora io chiedo a Marina: ma lei come fa a sapere che c'ha le rughe della notte? Marina poi mi fa fare domande strane, va bene. Allora, lui, un altro radioascoltatore, dice che usa la carbonara per idratare lo stomaco, va bene. Ma col cocomero, che ci si fa? Aspetta che ora te lo diciamo. Allora, dite al grande Petri che Marlon Brando non si faceva troppi scrupoli a usare il burro. Lorenzo, il maratoneta zizzaniere. Ragione. E che ci facciamo col burro? Che ci facciamo a Marlon Brando il burro? Cosa possiamo idratare col burro, dottoressa? Ma possiamo usare un unguento per il corpo. Unguento per tutto il corpo, tutte le parti del corpo le possiamo idratare con il burro. C'è dubbio. Burro di arachidi o burro? Perché il burro di arachidi, per esempio? No, burro normale. Il Petri preferisce il burro normale, non il burro di arachidi.
Però anche il burro d'arachidi è un'ottima miscela di acidi grassi a catena corta, no? Vai a assaggiare il burro d'arachidi in vita mia. Che ne dice, dottoressa Angela? Beh, il burro d'arachidi è anche questo un ottimo alleato della nostra salute, perché sulla pelle limita la perdita di umidità, quindi ecco, quella che in gergo viene chiamata la transepidermal water loss. Quindi ricordatelo, tutte le sostanze cerose, oleose, se applicate sulla pelle, vanno ad alimentare quello strato idrolipidico che ci protegge e naturalmente protegge la pelle anche dall'aggressione di fenomeni esterni. Ecco, quindi attenzione, anche il burro può essere, invece di saltarlo, così utilizzarlo per condire, si può usare sul corpo. Sul corpo. Mi interesserebbe anche, per esempio, cosa, ecco, a Petri piace tanto, dottoressa, la panna, ci ha detto prima. Prima di entrare in onda, lui usa la panna, questa panna riecheggia. No, però la panna, un conto è la panna che chiama salmone, che è la panna salmone, panna fondi. Poi c'è la panna montata. La panna montata. Però qui si entra su un aspetto un po' più erotico della faccia. Ecco, ma non è il nostro programma, magari ma quello. Non solo. Attenzione, dice non solo. Non solo, perché la panna, soprattutto anche le panne di origine vegetale, per esempio la panna di soia, la panna di cocco, sono ottime per fare delle maschere viso estremamente idratanti. Wow! Davvero. Quindi potremmo fare una bella crema idratante. Guarda, la prossima volta in diretta ti faccio uno scrub alla panna, una maschera idratante alla panna. Alla panna. Lo volete vedere il Petri con una maschera vegetale alla panna? La panna cotta la mangia. Allora, poi ecco, mi piacerebbe appunto, ecco, con il miele tu lo usi il miele nello yogurt la mattina? No, ti darebbe ogni tanto lo metto nel tè. Ti darebbe una grande carica, sai, pieno di vitamine. No, nello yogurt io ci affetto con molta delicatezza e accuratezza un frutto random, ma secondo dell'ispirazione la mattina, quello che ti capita. Mi raccomando, sempre un frutto di stagione, come vi dico sempre. Allora, col miele invece cosa possiamo fare? Il miele è spettacolare perché va a idratare gli strati superiori della pelle, lenisce la pelle e soprattutto quella molto secca e irritata, e agisce anche come antiossidante. Naturalmente si può usare come balsamo, come maschera sul viso, magari associato a degli oli essenziali, per esempio di lavanda, ha un'azione cicatrizzante, ha un'azione umettante, si dice, umettante. Esatto. Quante parole impari, le sapevi queste parole? Umetta. Ecco, poi mi piacerebbe come ultima preparazione, visto che purtroppo il nostro tempo è scaduto, ma ci rivedremo, ne faremo altre di queste puntate, sono molto interessanti. Finalmente, eccolo lui, il gran finale col cetriolo. Cetriolo, frutto di stagione. E non essendo commestibile, bisogna trovargli degli usi. È commestibilissimo, si presta a svariati usi ed è molto versatile. Questo sì. È molto versatile. Tant'è vero che si presta anche nelle preparazioni cosmetologiche. Come lo usiamo il cetriolo, dottoressa? Ma quello è famoso. Dunque, il cetriolo è un ottimo rinfrescante. Quindi si può usare direttamente dal frigorifero, ovviamente togliamo la buccia, la frulliamo la polpa e la spalmiamo sul viso pulito, almeno 15 minuti. Si può fare anche una versione arricchita, per esempio con miele, per appunto aumentare le proprietà idratanti, oppure con limone e yogurt anche. Bello. Molto idratante e distensiva, e anche volendo con argilla, per esempio, per ottenere un effetto detox, argilla bianca per pelle matura oppure argilla verde ventilata per pelli miste. Quindi possiamo fare delle ottime maschere e anche con gli oli essenziali, per esempio di lavanda o camomilla, se vogliamo avere un'azione idratante, un'azione calmante, un'azione decongestionante. Quindi il cetriolo, mi raccomando Petri, lo devi usare sbucciato prima di usarlo, per usarlo per la tua pelle. Con la banana invece? Con la banana nella prossima puntata. Siccome te non vuoi che si mangi le banane. Io non ho detto che non voglio che si mangi. Perché sono frutti che arrivano fuori, non sono frutti nostri, arrivano, fanno un viaggio lunghissimo, tu quindi vuoi mangiarti. Quindi bisogna trovare un uso alternativo anche della banana. Allora, la banana come possiamo utilizzarla se non introducendola nella nostra alimentazione? Allora, anche con quella possiamo fare un bellissimo frullato, magari fatti un frullato, e la usiamo sui capelli, un ottimo idratante. Petri, usati la banana per i capelli, avrai dei capelli meravigliosi. Il nostro tempo è terminato, io ringrazio la dottoressa Angela Parronchi. Dottoressa, ci lascia qualche riferimento dove possiamo trovarla, così il Petri si fa fare una bellissima crema alla banana per i suoi capelli.
Sì, dunque la mia mail è direzione.tecnica@derbe.it. Quindi la sua azienda Derbe, perfetto, così almeno ci facciamo fare delle creme come la vuoi, al cetriolo e alla banana, le mettiamo insieme, vediamo che viene fuori. Ma io voglio anche il cocco rapé. Lui vuole anche il cocco rapé, gli diamo tutte le preparazioni, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Brava. Dottoressa Angela, la ringraziamo. Grazie. E alla prossima. Grazie a voi. Allora, siamo quasi in chiusura e voi sapete che noi terminiamo sempre con una bellissima ricetta che adesso Leonardo Petri ci leggerà con sentimento, mi raccomando. Tagliolini allo sgombro. Perfetto. Allora, cuocere i pomodori con uno spicchio di aglio e dopo 10 minuti unire lo sgombro in filetti, preferibilmente fresco, altrimenti conservato. Sfumare con il vino bianco, portare a cottura e unire peperoncino, sale e prezzemolo. Nel frattempo scolare i tagliolini al dente, passarli nel sugo ormai pronto e unire l'olio evo a crudo. Servire e buon appetito. Grande, sai cos'è l'olio evo? Legge le cose e nemmeno lo sa. Olio evo vuol dire olio extravergine. Ah, vabbè, certo. Sono arrivati tantissimi sms, io non li posso leggere. Petri, sono tutti dedicati a te, capito? Te ne dicono di tutti i colori, veramente, mi dicono anche... Niente, mi dicono che devo chiudere. Allora, noi ci rivediamo, lo riportiamo il Petri, fatemi sapere se lo rivolete il lunedì. Marina vuole sapere un sacco di cose. Vuole questa rubrica un team. Marina vuole questo. Allora, noi ci rivediamo il prossimo lunedì alle 12 su Lady Radio con A Tavola con la Nutrizionista. Potete contattarmi sul mio sito www.valentinaguttadauro.it, sui miei social, su Instagram Nutrizionista Dottoressa Guttadauro, dove vedrete tante belle ricette live. E allora, un saluto da me. E da me. E da Leonardo Petri. E buon appetito. E ora si ragiona di arcio. A tavola con la nutrizionista.